Ciao a tutti, oggi parliamo di cinema. Ebbene sì, e questo video è nato da voi in realtà, perché una ragazza mi ha lasciato un commento in cui mi diceva con il fatto che la cultura sudcoreana è diventata molto popolare grazie al K-pop, al K-drama, ma anche nel cinema grazie al successo di film come Parasite, allora perché non dedicare un video al cinema coreano? E allora ho pensato, sì, facciamolo, anche perché voi sapete che io adoro il cinema asiatico e ho visto parecchi film sudcoreani e ho pensato di dedicare un video a 10 film sudcoreani che vale la pena guardare, che sono da non perdere. Avrei potuto sceglierne di più, ma ho deciso di limitare un titolo per regista, in modo da non rendere il tutto troppo disordinato, nel senso 12 film di quel regista, poi di quell'altro. No, vi cerco di offrirvi una panoramica il più diversificata possibile e anche evitando, se possibile, di raccontarvi film di cui vi ho già fatto una testa così. Quindi inizierei subito con uno dei miei registi preferiti, che è Kim Ki-duk, di cui solitamente vi consiglio Ferro 3 perché è il mio film preferito di sempre. A questo giro invece ve ne consiglio un altro, così potete stare tranquilli e prendere appunti su un titolo diverso finalmente. Il film in questione è L'Isola, che è un'opera straordinaria, molto poco citata per quanto riguarda la filmografia di Kim Ki-duk, ma ricordo che la prima volta che lo vidi rimasi completamente annichilito. È un film meraviglioso, molto crudo, molto cupo, di certo c'è bisogno di uno stomaco de ferro, perché siamo ben lontani dalla poesia eterea, simbolica, di altri film del regista. Qui invece andiamo proprio nel truce, ma è un truce molto elegante rispetto agli ultimi film di Kim Ki-duk, che invece viaggiavano un po' nell'eccesso gratuito. L'Isola è un film molto ambiguo, elegantissimo, che è unico nel suo genere. È il racconto di un uomo che, dopo aver compiuto un delitto, ha ucciso due persone. Non sappiamo bene chi siano, probabilmente noi veniamo alla conclusione che siano la moglie e l'amante, e decide di rifugiarsi in questa sorta di villaggio di case galleggianti che vengono affittate dai pescatori. Questo piccolo villaggio di case galleggianti è gestito da una donna che non parla, perché voi sapete che nei film di Kim Ki-duk i dialoghi sono molto ridotti all'osso e molto spesso i protagonisti non parlano, mentre tutto l'universo circostante è logorroico. Solitamente funziona così ed è anche questo il caso. È un personaggio estremamente affascinante, quello di questa donna, perché sembra un po' la strega del lago, per dire, no? È una donna che inizia a conservare una forte ossessione per quest'uomo, che in realtà è dilaniato da la paura di essere scoperto e la paura e anche il rimorso probabilmente, e forse sta cercando di suicidarsi, e lei lo salva. Inizia questo rapporto estremamente conflittuale di desiderio, di Eros e Thanatos, che rende questo film una sorta di fiaba macabra molto particolare ed estremamente simbolica. È un film unico nel suo genere, quindi vale la pena recuperarlo. E se vi piacciono ancora le storie turbide, un po' trasgri, vi consiglio assolutamente un film che ha titolo Lies, Bugie. È uscito anche in Italia in VHS, perché è un film del 1999, la versione italiana è sparita in circolazione, lo potrete trovare secondo me in lingua originale con sottotitoli da qualche parte nell'internet, perché non credo che ci sia disponibile il DVD in nessuna lingua se non il coreano, però ecco, cercando lo trovate. Io lo vidi moltissimi anni fa, in doppiato in italiano tra l'altro, e è un film non adatto a tutti, secondo me anche in questo caso, perché racconta comunque una storia che potrebbe essere un trigger per tanti. È il racconto di una passione che lega una ragazza all'ultimo anno del liceo e un quarantenne, un professore di scultura quarantenne sposato. Loro si accende la passione e quindi parte questo amore corrisposto. È un amore in realtà fisico,
prettamente fisico, anche perché c'è un fortissimo gap generazionale tra i due, quindi non è basato su un equilibrio questo rapporto, anche perché molto presto loro scopriranno che la forza che può tenere il loro rapporto è l'S&M, quindi il sadomaso, non è 50 sfumature di grigio, fa un discorso molto più ampio il regista, soprattutto nel evidenziare le falde dei rapporti umani, perché questi partono prima con le fruste, poi passano ai bastoni, quindi c'è proprio un'escalation effettivamente nella scoperta del dolore legato al piacere, ma la cosa interessante è che si parte da prima col piacere senza dolore e poi si prosegue sempre di più per arrivare poi al dolore senza piacere, e il dolore senza piacere, la massima forma di sadomasochismo, anzi di sadismo, corrisponde alle bugie. Alle bugie che sfaldano completamente una complicità che può rendere un rapporto vivo. Allora, non è un film cupo in questo caso. Yang Sun-woo è un regista estremamente punk, liberatorio, quindi immaginate un film estremamente pop con colonna sonora post-hardcore, per dire, o punk, sguaiata, filtri, movimenti strani di macchina ispirati al Dogma 95 di Lars von Trier. È un film strambissimo e soprattutto in your face, quindi vi deve piacere anche questo approccio, però ve lo consiglio. Un film più recente, ho dedicato anche un video apposito, assolutamente da non perdere, è anche Burning di Lee Chang-dong. Lee Chang-dong è un altro regista di cui dovresti vedere tutto, perché tutti i suoi film sono straordinari, però Burning, secondo me, è l'ennesima conferma che questo autore è straordinario. È un film tratto da un racconto breve di Haruki Murakami che racconta, diciamo, il triangolo strano che si crea tra un ragazzo che inizia a provare una forte attrazione verso questa ragazza che conosceva anni prima, ma lei, diciamo, si sta facendo abbindolare da quest'uomo che viene definito una sorta di Gatsby contemporaneo, perché è uno ricco ma non si sa perché, che probabilmente, forse, chissà, è un serial killer. E quando la ragazza scompare ci sono tantissime questioni irrisolte che spingeranno il protagonista a chiedersi se veramente, a convincersi che quell'altro sia un assassino. È un thriller sottilissimo, basato molto sull'interpretazione della realtà. Che cosa è successo veramente? Che cosa non è successo? Un film molto ambiguo e costruito alla meraviglia. È appassionante, è denso, è un film splendido. Poi, un altro film classico, in questo caso parliamo proprio di classici del cinema coreano, The Housemaid. È un film del 1960 di Kim Ki-young, regista cardine. Un film talmente importante che è stato anche riproposto in un remake più recente da Im Sang-soo, un altro regista della nuova leva del cinema coreano, però l'originale degli anni 60 è assolutamente imperdibile. Stiamo parlando di un melodramma a tinte noir, un po' thriller, che rientra nella nouvelle vague coreana degli anni 60, che molto spesso aveva questa fascinazione verso il noir statunitense, ma legata a storie e inquietudini locali. Infatti c'è molto spesso questo fil rouge nei film di quest'epoca legati a storie in cui il vicino di casa o qualcuno di cui ci si fida attenta alla tua vita. Doveva essere una sorta anche di tentativo di esorcizzare le paure legate ai conflitti con la Corea del Nord, no? O alle spie nordcoreane, ed è un po' quello l'atmosfera di inganni che si respira in questo film, che è la storia di una ricca famiglia che accoglie in casa una giovane ragazza di umili origini per lavorare come domestica, la domestica naturalmente si innamora del padrone di casa, ricambiata ovviamente, e parte una passione scoppiettante, ma questo attirerà le gelosie della moglie, soprattutto moglie che sta per partorire, e quando l'uomo allontanerà la domestica per dedicarsi alla famiglia parte il dramma.
parte lo sclero. E quindi sì, è un melodramma a tinte fosche, che vale la pena essere visto anche perché è raffinatissimo, è vero proprio cult. Cioè, è uno di quei film coreani imprescindibili. Poi, per chi cerca qualcosa di più leggero, una commedia romantica davvero ben fatta, molto lontana dalla media del cinema occidentale. In questo caso troviamo un film veramente unico nel suo genere, è Castaway on the Moon, ed è un film di intrattenimento intelligente che racconta la storia di quest'uomo che vuole suicidarsi perché la sua vita è andata completamente a scatafascio, quindi lui si cerca di buttarsi nel fiume Han che attraversa Seul, ma anziché morire si ritrova naufrago su un'isola deserta, che altro non è che un'isola ecologica, cioè basata, cioè è una sorta di discarica a cielo aperto, e lui si risveglia e decide di iniziare una nuova vita su quest'isola deserta, vivendo come un naufrago. Si coltiva il grano, cioè veramente Castaway, ma le cose cambiano quando inizia a ottenere una corrispondenza con un altro personaggio, che è questa ragazza, che invece è un hikikomori, è una ragazza che non esce di casa, lei, incuriosita, osservandolo col teleobiettivo e pensando che sia un alieno, decide di comunicare con lui tramite dei messaggi nella bottiglia, come con i naufraghi. Fantastico. Ed è una storia stupenda, perché alla fine è molto commovente anche a tratti, perché comunque lui scoprirà l'essenza della vita, no? Da un certo punto di vista, una nuova motivazione per vivere, e invece lei vincerà le proprie paure perché uscirà di casa per questa relazione che si è creata tra i due. È un film divertente, commovente, estremamente bello, quindi se cercate un film leggero ma di sostanza, questo è il film che fa per voi. Per chi ama l'horror, l'horror imprescindibile del cinema coreano, secondo me, è Two Sisters. Molti hanno amato anche il remake statunitense di Uninvited, a me ha fatto schifo, devo essere sincero, soprattutto quando il paragone è così alto, perché Two Sisters è un capolavoro per quanto concerne l'eleganza stilistica. È un film perfetto in tutto, in regia, fotografia, in recitazione, in storia anche, una storia davvero sorprendente che vira molto nell'horror psicologico, che parte quasi come se fosse una fiaba, e infatti è tratto da una fiaba coreana, e racconta la storia di queste due ragazze che dopo un periodo in un ospedale psichiatrico, anvedi, vengono accolte dal padre nella loro casa in campagna, con scoprendo, ahimè, che il padre sta convivendo con una matrigna insopportabile, che vuole sostituirsi alla loro madre defunta. E da lì parte tutto il canovaccio di presenze oscure, fantasmi, morti, eccetera, eccetera. Però in realtà è splendido. È un film sorprendente, tra l'altro, perché ha questo colpo di scena che veramente non ti aspetti, che ti cambia tutta la prospettiva di quello che c'è prima. Non che sia un colpo di scena nuovo, ma nella logica di quel film funziona benissimo. E poi di un'eleganza incredibile. Cioè, è un film meraviglioso. Poi vabbè, io lo cito, ma l'avrete visto tutti, Parasite di Bong Joon-ho, che secondo me è il film più bello di Bong Joon-ho, tra l'altro, nonostante vadano recuperati anche almeno The Host e Memories of a Murder, però Parasite obiettivamente Oscar meritatissimo. Cioè è un film divertente, anche feroce, satirico, sulle lotte di classe. Se non lo conoscete, non so dove vivete, ma è la storia di una famiglia povera che, grazie a degli stratagemmi, riuscirà a introdursi nella casa di alcuni, di una famiglia molto ricca, che ha una casa ipertecnologica e straordinaria. È un delirio, è un film che cambia continuamente tono anche, ma con un'eleganza di scrittura invidiabile. Recitazione ai massimi livelli, regia ai massimi livelli, c'è pure Gianni Morandi nella colonna sonora, ma cosa vogliamo di più? Non mi soffermo troppo, però è veramente un film imperdibile, merita il successo che ha, e se siete curiosi, l'avevo recensito all'epoca, quindi andatevi a recuperare il mio video a riguardo. Poi, un altro regista che secondo me vale la pena recuperare, è un altro grande nome del cinema coreano contemporaneo, è Aung San-Suu. Aung San-Suu ha un approccio che può ricordare tantissimo Eric Rohmer, il regista francese. Io di Aung San-Suu vi consiglio in particolar modo On the Occasion of Remembering the Turning Gate, che è un film
dove il suo approccio molto realistico sulle storie, la profondità di caratterizzazione dei personaggi e nel farti entrare in quell'universo di non detti raggiunge il suo apice. Aung San Suu fa film tutti uguali sostanzialmente, molto parlati, quindi è un cinema molto realistico, molto basato sul dialogo, sulle relazioni e dove c'è sempre il solito canovaccio, cioè la storia di un uomo diviso tra due donne, due uomini diviso con una donna di me, insomma, amicizia maschile, femme fatale, conflitto tra uomo e donna, cioè questo tradimenti, un po' questo mood, ma con un taglio molto realistico, veramente realistico, e che molto spesso hanno a che fare col tema del cinema, quindi sono quasi dei racconti autobiografici o basati molto sullo storytelling. Ed è un cinema molto interessante, molto divertente anche a tratti, perché ha sempre questa verve da commedia che lo rende anche più leggero, nonostante l'approccio sia assolutamente autoriale. Poi, l'altro grande regista che mancava, vi chiederete, ma dov'è Matteo, ma dov'è? Ma è ovvio metterlo, Park Chan-wook, di cui vi consiglio, in realtà Old Boy lo conoscerete tutti, quindi vi consiglio Lady Vendetta, che è il film meno amato della trilogia della vendetta del regista e secondo me invece merita tantissimo. Cioè, è un film straordinario, con una splendida protagonista super queen, una donna che sta ordendo un piano di vendetta perché è stata incastrata in un delitto che non ha commesso, che lei è stata costretta ad ammettere di aver commesso anche se non era vero, l'omicidio di un bambino, che la porterà a ordire un piano realmente machiavellico. Ed è un film che prosegue il discorso dei precedenti di Park Chan-wook legata al significato della vendetta e a quanto sia effettivamente effimero il senso della vendetta, con sempre anche questa carica da black comedy molto raffinata, esteticamente magnifico, film elegantissimo, crudo, perché crudo, però se ad esempio vi piace il cinema di Tarantino, Park Chan-wook vi piacerà tantissimo, quindi tenetelo in considerazione. Poi Old Boy non lo nomino perché lo do per scontato, ma è ovvio che dovreste guardare anche quello. L'ultimo film invece è un film un po' minore. In Corea del Sud ha avuto un enorme successo, questa saga in particolare ha avuto un enorme successo, in Italia, in Occidente non ha avuto lo stesso impatto. Stiamo parlando comunque di un film che rispetto ai precedenti è comunque più piccolo, però secondo me è molto interessante. Siamo nel territorio dell'horror, ma in realtà non è horror nel senso letterale del termine, siamo più storie drammatiche di carattere adolescenziale, racconti di formazione molto spesso, e sto parlando della saga Whispering Corridors, che è una saga horror basata sulle scuole femminili, sui collegi femminili, dove si aggirano nei corridoi dei fantasmi sostanzialmente. E quello che vi consiglio è il numero 2, Memento Mori, che è quello meno horror della saga, perché alcuni sono invece più improntati sul genere, questo è più improntato sul drammatico, secondo me in modo riuscito, e dove gli elementi horror hanno a che fare molto spesso con l'onirico. È una storia molto triste, in realtà, basata sull'accettazione dell'amore in tutte le sfumature, perché è una storia di carattere LGBT, è una storia che porta delle tragedie a seguito di un amore appassionato tra due amiche, e la loro lotta anche nel renderlo accettato nel loro contesto, nel loro microcosmo del collegio, che dove vivono invece invidie, antipatie, vendette, morte, perché c'è anche la morte. Però è un film che ho trovato molto delicato, molto ben raccontato, molto emotivo, e quindi mi sento di consigliarvelo perché può essere quella chicca che non vi aspettate. E detto ciò, questi erano i miei 10 film secondo me da non perdere del cinema sudcoreano, ma ce ne sono tantissimi. C'è The Chaser, è un altro ottimo thriller, I Saw the Devil, anche se ho nominato Two Sisters di Kim Ji-woon, tutti i film di Kim Ki-duk, tutti i film di Park Chan-wook, tranne Stoker che non mi è piaciuto, però vabbè, quello è un altro, là è un altro caso, Lee Chan-dong, tutti i film di Lee Chan-dong. Infatti c'è un universo veramente da affrontare, però spero che questa selezione di 10 possa avervi lasciato qualche spunto interessante. Io intanto vi aspetto al prossimo video, ditemi qua sotto assolutamente quali film recupererete al più presto, quali avete già visto, vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti. Vi aspetto intanto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!